Ciao ragazzi e ragazze, oggi facciamo una ricetta difficilissima, eh? Spaghetti aglio acciughe. Aglio acciughe e facciamo tostare la mollica del pane, se avete del pane vecchio da far fuori, lo facciamo tostare con l'aglio. Aglio, olio, acciughe. È una panatura croccante. Vediamo gli ingredienti. Degli spaghetti, le acciughe, uno spicchio d'aglio, dell'olio d'oliva e del pane a pezzettini. Allora, semplice semplice, accendiamo il fuoco, mettiamo un giro d'olio, lo spicchio d'aglio e mettiamo le nostre acciughe. E le facciamo sciogliere. Allora, mettiamo l'olio, l'aglio e buttiamo il nostro pane a tostare. L'acqua bolle. Mettiamo il sale, buttiamo gli spaghetti, li lasciamo andare un 10 minuti, il tempo della cottura della pasta. Abbiamo scolato gli spaghetti, li versiamo nelle nostre acciughe. Facciamo saltare, ragazzi, vado, provo. Oh, no, ragazzi, no, ma guarda. Che saltano. No, ragazzi, guarda che meraviglia. Andiamo a impiattare e li mettiamo sui crostini. Prendiamo i nostri spaghetti. Facciamo tipo un assaggino adesso così. Mettiamo sopra le nostre croccantelle. Guardate che meraviglia. Sentiamo la pasta con i pezzettini croccanti di pane tostati. Pezzettini tostati con l'aglio, buonissimi. Ragazzi, stacco un attimo che la mangio tutta, se no viene fredda, arrivo subito. Ragazzi, l'ho mangiata tutta perché sennò diventava fredda. Fatela perché guarda, è semplice, veloce e sfiziosa. Soprattutto quel pane tostato con l'aglio lì bello croccantino. Buonissimo. E come sempre, chi vuol fare le mie ricette, mi manda la foto su Instagram e io ve le metto nella story. Un abbraccione, un bacione e viva l'amore! Ciao!